Siamo col professore Enrico Pesce, conclusione di una serata spettacolare in uno scenario magnifico, sì, con i ragazzi del liceo musicale, del liceo coreutico. Beh, un'emozione anche per te, credo. Sì, per me è tantissimo, perché questa è la prima volta che ci esibiamo con i due organici completi, orchestra e coro di ballo. È 3 anni che aspettiamo questo momento, da quando è nato il coreutico c'è sempre stato il Covid. Abbiamo rischiato anche questa volta perché sta arrivando di nuovo un'altra ondata. Io sono molto soddisfatto perché appunto teniamo presente che i ragazzi sono molto giovani. Il coreutico è arrivato al 3° anno, i ragazzi dell'orchestra sono più esperti perché è da più anni che fanno, ma in realtà è un connubio pazzesco che dà tante possibilità. Poi sono grato ai colleghi che hanno lavorato, alla professoressa Michela Tartaglia, alla professoressa Silvia Nicone, che hanno curato tutte le coreografie. Come ho detto prima sul palcoscenico. Ecco, hai fatto un appello alla fine. Sì, ho fatto un appello. Oh, ricordatevi che c'è il coreutico. Sì, io questa cosa la dico proprio pubblicamente. Vai. Noi abbiamo sempre i numeri piccoli, perché il coreutico non è un liceo come il liceo scientifico, il liceo classico, anche il liceo musicale dove abbiamo i numeri alti. Il liceo coreutico è una scuola che ha dei numeri più piccoli, perché bisogna trovare persone che abbiano voglia di fare un liceo, che vogliono ballare, che vogliono fare della danza una professione, e quindi noi tutti gli anni, ancora oggi, aspettiamo di sapere se avremo la prima, perché i numeri sono un po' piccoli a livello economico, bisogna fare i conti con questa cosa. Quindi io l'appello che ho fatto anche stasera al sindaco. Diciamo che la serata odierna è uno spot mica da ridere. La serata odierna è uno spot e spero che arrivi anche nelle sfere che possono decidere queste cose. E quindi io veramente sono grato a tutti quelli che potranno spendere una buona parola per il liceo corretto. Il liceo musicale non ne ha bisogno perché è già più conosciuto. Però io dico, sono fiero di questa cosa, teniamo presente che i 2/3 delle musiche erano originali, scritti da noi docenti. Quindi uno spettacolo veramente difficile, secondo me, adesso sembrerò immodesto, ma secondo me è difficile trovare un liceo musicale coreutico che abbia una produzione così. Tenendo presente che noi abbiamo fatto comunque una produzione fino al 3 giugno diversa, questa l'abbiamo curata dal 4 giugno a oggi, quindi abbiamo fatto secondo me un'impresa e siamo veramente felici, e grazie di essere venuti qui, e grazie al piccolo. Grazie professore Enrico Pesce. Vignale in danza è cominciato questa sera, Tina Corona, sindaco di Vignale. Beh, non poteva iniziare meglio con i ragazzi del liceo coreutico, con quelli del liceo musicale. Quindi vuol dire che c'è futuro. Assolutissimamente sì, perché era una cosa a cui ci tenevo veramente tanto e sono emozionata, perché l'ho voluto e vederlo realizzato veramente mi ha dato un senso di gioia, di felicità, perché vedo che il Vignale Danza sta tornando. Vignale è il paese della danza, che si dica. Quindi è stato un inizio veramente clamoroso, e non per ultimo con tanta gente. E questo mi fa sperare che sarà di più, vero? E poi da una cornice straordinaria, perché questo cortile di Palazzo Gallori è qualcosa di meraviglioso. Questo è ciò che è stato importante. Non c'è neanche bisogno di mutare delle scenografie. Assolutamente. Allora, molti appuntamenti per luglio, per Vignale, Vignale in danza, e quindi aspettiamo in Monferrato. Io vi aspetto tutti, perché comunque Vignale è qualche cosa che promuove il Monferrato, questa è la cosa importante per me, perché Vignale è un punto di incontro che poi va a risparmiarsi. Grazie. Grazie a te.